Allora, voi lo sapete che dove c'è una polemica per forza io mi ci devo buttare a capofitto. La polemica è su 2 milioni per la Leopolda. Diamoli ai circoli, dice Fassina, la vera assicurazione sulla vita politica di Matteo Renzi. Perché se Fassina è quello che rappresenta l'anti-Renzi, Renzi ce lo terremo segretario almeno 25 anni, vista la conclamata inettitudine e inconcludenza del personaggio di cui stiamo parlando. Detto questo, entriamo proprio nel vivo della questione, le fondazioni. Fassina lo sa che i circoli sono di proprietà per la gran parte della fondazione La Quercia, di cui ne sono soci gli iscritti AIDS fino all'ultimo congresso? E Fassina lo sa che i circoli del PD hanno dei contratti di comodato d'uso dalla fondazione La Quercia, che sono dei contratti capestro che obbligano i circoli del Partito Democratico alle spese ordinarie, straordinarie, alle tasse e ad autofinanziarsi. Quindi, prima, se vogliamo parlare delle fondazioni, parliamone fino in fondo e chiediamo agli ex DS, agli ex Margherita, perché quando è stato creato il Partito Democratico non è stato unito il capitale sociale dei due partiti. E loro vi risponderanno: perché i DS avevano tanti immobili e la Margherita no, perché i DS avevano tanta liquidità e la Margherita no. Ok, però oggi non ci fate i moralismi sulle fondazioni, perché se no, caro Fassina, io ti vengo a chiedere il conto di 4 anni di gestione Bersani in cui il partito è stato lasciato a se stesso a morire nei territori e ti chiedo conto di quanto le fondazioni dei capi corrente del patto sindacale che tenevano in piedi Bersani hanno versato alle casse del partito. Quindi prima di parlare, quando si ricoprono incarichi così alti e si rappresenta un partito, invece di fare polemica stupida, bisognerebbe conoscere le cose, ma siccome le conosci, taci. Perché se no è come diceva Gramsci, hai un bel vestito pulito, ma hai le mutande sudice.